Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way. Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way. As I have made clear on our six previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I have been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. As I have made clear on our six previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I have been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly, very well. I really think we're going to get it. A causa di questo audio-video, forse la Kamala Harris perderà le elezioni. Ecco a voi, cari fratelli, questo video trovato sul web che descrive la caratteristica di questi soggetti: bugiardi, falsi, traditori della propria terra, legati a interessi di guerra fondai, legati a tutto ciò che è contro la famiglia tradizionale, contro Dio Padre e contro il suo unico figlio Gesù Cristo. Soggetti legati a tutto ciò che è contro la vita, personaggi che vogliono la distruzione dei figli di Dio e la esaltazione dei figli di Satana. Ascoltatela in altre trasmissioni quando sorride, per rendervi conto da quale scuola questa signora viene. La riconoscerete tramite la sua risata e ricordatevi che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha chiesto espressamente di dare il sostegno a tutte quelle persone che sono a favore della vita, a favore dell'umanità e della sua salvezza, e di combattere chi è a favore della guerra, combattere chi è a favore di guerra fondai e chi è a favore di laboratori satanici. Il messaggio che nostro Signore Gesù Cristo ha dato ad alcuni veggenti è il seguente: chi darà il voto ai figli di Satana sarà responsabile di tutto il male che cadrà su questa terra. Signore mio Dio, venga il tuo regno d'amore, di pace e di giustizia. Amen. E non dimenticate che l'attentato è stato subito da Donald Trump e non da altri, perché è Donald Trump che vogliono colpire e mandare a casa, affinché il male possa trionfare sulla terra e si possa aprire così la terza pazzia mondiale. Venga il tuo regno, Signore. Amen. As I have made clear on our six previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war
against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I have been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio, carissimi fratelli. Come potete ben vedere, il canale non ha la pubblicità, non ha interruzioni pubblicitarie, dunque non ha più monetizzazione. Questa mi è stata tolta dal servizio, che già diverse volte mi ha penalizzato in diversi modi. Una volta addirittura è arrivato anche a chiudermi la pagina. In ogni caso, volevo comunicarvi che la voce dell'audio-video è la mia personale. Io non uso voci computerizzate e intelligenza artificiale per fare gli audio-video. Noi dunque non abbiamo più pubblicità, non abbiamo sostentamento, viviamo solo con le vostre donazioni. Sappiate che per fare degli audio-video occorre del tempo, ricerca, dedizione, amore, impegno. Se volete dunque aiutare il canale, potrete farlo alle coordinate che lascerò nei commenti. Vi ringrazio, che Dio vi benedica. Amen.